L'Eucaristia contiene tutto il mistero di Dio, il dramma di salvezza che Dio ha voluto e che si compie nella storia, sotto il segno sacramentale di un piccolo pane spezzato e di una coppa di vino versato. La parola di Dio esprime il medesimo mistero, ma nella forma di una lunga narrazione che parla di Israele, dei profeti, di Gesù, della comunità cristiana, fino alla promessa dei cieli nuovi e terra nuova nell'Apocalisse. La Bibbia svolge attraverso il lungo dramma della storia quello che l'Eucaristia condensa nel gesto semplicissimo, ma infinitamente denso, della cena. Per iniziare a comprendere davvero l'Eucaristia bisogna metterla in relazione anzitutto con la vita di Gesù, con il Giovedì Santo. Quella sera, celebrando la Pasqua con i suoi discepoli, Gesù prende il pane, lo spezza, lo offre ai discepoli e dice: «Questo è il mio corpo che sarà consegnato alla morte per voi». Fa lo stesso col calice del vino e dice: «È il calice del mio sangue, il sangue dell'alleanza, che sarà versato per voi e per molti in remissione dei peccati». Dunque, il corpo di Gesù è un pane spezzato. Quel pane è il corpo di Gesù, spezzato per noi. Gesù non ha tenuto gelosamente per sé la sua vita, ma l'ha donata. E questo dono è presente in un pezzo di pane dato ai discepoli, perché lo mangino. In modo simile, il sangue, la vita di Gesù, è vino versato. Quel calice di vino è il sangue di Gesù sparso, versato per la salvezza del mondo. Il gesto è semplicissimo ma impressionante. Vi si incontrano vita e morte. La morte di Gesù che dà vita al mondo. Uomo e Dio. L'obbedienza umana di Gesù al Padre che unisce in alleanza Dio e uomo. Cosmo e coscienza. Pane e vino, frutti della terra, del lavoro dell'uomo, diventano luogo in cui viene portato a compimento l'amore. Non basta. Bisogna mettere l'ultima cena di Gesù in rapporto con la croce del Venerdì Santo, quando il sangue di Gesù sarà veramente sparso sul Calvario e quando il corpo di Gesù diventerà una vita spezzata. Per questo il racconto comincia dicendo: «Nella notte in cui veniva tradito». Siamo così portati a pensare subito agli avvenimenti della Passione. Senza la morte effettiva sulla croce, l'ultima cena di Gesù sarebbe stata solo un geniale pezzo di teatro. Senza le parole della cena, la Passione di Gesù sarebbe stata solo la morte nobile di un eroe religioso. La cena, con i gesti, le parole di Gesù, illumina il significato della croce. E la croce dà consistenza alle parole e ai gesti della cena. Non solo. La passione di Gesù si fa evento dei discepoli nella cena. E la cena rende perennemente presente per i discepoli la passione di Gesù.